C'è un altro murales per la solidarietà a Firenze, nel quartiere 4 all'Isolotto, alla libreria dell'Isolotto, è stato scoperto il muro per Sofia, per rendere visibili gli invisibili. Sono passati esattamente 3 mesi dalla scomparsa della piccola Sofia, ma l'associazione Voa Voa, nata per dare assistenza socio-sanitaria, sostegno psicologico, legale ed economico alle famiglie con figli colpiti da patologie rare neurodegenerative, continua con il muro di Sofia. Alla Biblioteca Nova dell'Isolotto il via alla campagna di sensibilizzazione, con l'inaugurazione del primo stencil murale Rari non invisibili e la presenza, tra gli altri, dell'assessore alle politiche giovanili Andrea Vannucci, dell'assessore al welfare Sara Funaro, del presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni e dei genitori di Sofia. I rari non invisibili è l'hashtag, è il motto di questa campagna Un muro per Sofia, che vuole portare questo messaggio in giro per i quartieri, nei comuni di Firenze ma anche oltre, perché no, basta che ci sia la volontà e noi siamo a disposizione. È un messaggio che vuole intanto stimolare sia la cittadinanza che le istituzioni a ricordare chi è invisibile, perché è affetto da una patologia che costringe in una casa a una sorta di arresti domiciliari, cioè a vivere isolati e quindi a non poter partecipare alla socialità, alla vita pubblica. Il messaggio è questo, è quello di rendere il muro dell'indifferenza trasparente e quindi di portare in questo stesso muro un messaggio che è bello e che è potente.